dopo aver festeggiato le 800 puntate nel clima di Sanremo, cara Stefania, torniamo ancora una volta nella trasmissione standard in questo caso, ma con tante sorprese e ricca come sempre di presentazioni. E a proposito di Sanremo, ci sarà anche una sorpresa sanremese, rimanete perché... Sanremese, vale podistica e fiorentina in questo caso, eh? Che dici? Sì, tutto collegato. Tutto collegato così. E lo daremo più o meno a metà trasmissione, andremo a regalarvi questa sorpresa. Una chicca. Una chicca. E allora, a proposito di chicche, Stefania, avremo stasera, andremo a vedere le immagini del grande successo del Montecatini Half Marathon, che si è svolta lo scorso 19 gennaio. Andremo a presentarvi quello che sarà un po' la Maratona di Firenze del 2020, però abbiamo anche altre manifestazioni. Da dove vogliamo cominciare? Partiamo da Prato, la Ecomaratona Pratese, terza edizione, una data nuova, tra l'altro 11 ottobre 2020. Quindi questa è una delle novità, vedremo se ce ne sono altre. Raffaele Moccia. Sì, buonasera a tutti. Sì, la novità è appunto la data, perché praticamente siamo stati, diciamo, un po' provato 2 anni per metà settembre, perché un po' i comuni in cui si attraversava la maratona ci chiedevano di farla nel settembre pratese, nel settembre quarlatino, settembre l'assalto alla villa di Poggio a Caiano, per cui ci chiedevano sempre di farla in settembre. Però abbiamo provato già 2 anni e abbiamo visto che molta gente competitivi facevano il catenino non competitivo, perché giustamente non volevano misurarsi con i tempi ancora caldo, per cui giustamente abbiamo deciso di cambiare la data e di fatto ci siamo spostati alle 11 di ottobre, la seconda domenica di ottobre. Si spera quest'anno che sia l'ultima volta in cui si cambia la data, che rimarrà sicuramente la seconda domenica di ottobre, anche perché a conti fatti a noi ci conviene farla di ottobre, perché è molto più fresco, i giardini si presentano meglio, il personale di servizio magari respira un po' di più, perché giustamente essendo più fresco magari respira un po' di più, per cui abbiamo tutto una serie di accorgimenti che quest'anno appunto abbiamo cambiato questa data. E si presume, si spera più che altro, che rimanga questa per negli anni a venire, Luca, seconda domenica di ottobre. Luca, e c'è anche un percorso rinnovato? Le novità non finiscano con la data, ma abbiamo altre 3 novità. La prima riguarda il percorso, abbiamo levato ulteriormente, già dal primo al secondo anno erano cambiati, abbiamo levato molti argini e passiamo di più nel comune di Carmignano, quindi magari ci sarà una salita in più, però verrà sicuramente ripagata dal paesaggio che attraversiamo lì a Coso. La seconda novità sono i premi, che sono completamente diversi da quelli che abbiamo sempre fatto, e poi anche il pacco gare è rinnovato. E poi in più un'ultima cosa: siccome noi teniamo molto a fare questa manifestazione e siamo sicuri che in 2 anni abbiamo seminato bene e siamo convinti che stiamo seminando bene anche per il futuro, e allora vogliamo agevolare ulteriormente quelli che sono podisti, e quindi siamo stati molto attenti a quelli che sono prezzi per quanto riguarda l'iscrizione alla maratona e alla mezza. Il primo prezzo, che è valido fino a marzo, 22 euro per iscriversi alla maratona e solo 12 per iscriversi alla mezza, quindi cerchiamo veramente di fare il possibile. Prezzi contenutissimi. Sì, parlando di maratona, effettivamente sono molto molto contenuti, ma come diceva giustamente Luca prima, stiamo un po' attenti noi, che altro noi che si corre da un anno a un altro, insomma, stiamo un po' attenti a valutare un po' tanti aspetti di un evento del genere, dal percorso, da prezzi, da ristori, dagli spugnaggi, insomma tutto un insieme di cose, e dalla medaglia, perché non sottovalutiamo che una medaglia che diamo noi, una medaglia di un certo valore veramente, per cui non sto a dire il prezzo perché sennò si piglia, si alzano capelli, insomma, ma bella veramente, per cui stiamo attenti a tutte queste piccolezze, e appunto stiamo seminando, come diceva giustamente Luca prima, e si spera di seminare bene anche per il futuro. Sto guardando, Raffaele, il volantino che ci dice premi speciali a chi transiterà nella posizione primo, quinto, quindicesimo, trentacinquesimo, faccio dei numeri che sono 75esimo. Numeri a caso. Niente, perché... Queste sono le pazze idee, Raffaele, per mettere in crisi l'organizzazione. No, d'altra parte, siccome mi è venuto all'orecchio, cioè come mai non c'è un premio magari a sorteggio, o Gran Premio della Montagna, o roba di genere?
tra l'altro non abbiamo montagna, per cui non possiamo fare il problema. Abbiamo istituito appunto questo premio, sono 14-15 premi, sì, di una certa levatura veramente, però ecco, vanno a caso, perché il quinto che passa, per dire, il decimo che passa, il 45esimo che passa, il 100esimo che passa, insomma, dal punto di controllo della maratona, c'ha questo premio che poi lo può ritirare. È un traguardo volante questo. C'è anche un traguardo volante, mi sembra si dà 100 euro, insomma, cosa del genere. Secondo insomma, me qualcuno quello. Si ingegnerà per passare proprio ma 35 euro, non è facile. Il primo e il quinto. Il primo e il quinto un po' la media, ma quegli altri credo dal quindicesimo in poi la vedo veramente, veramente e allora tu vai a premiare la persona che magari corre ugualmente, fa la maratona ugualmente, però magari non si aspettava magari di rientrare o magari arriva ventesimo di categoria, magari un 25esimo posto è come dire un posto di tutto rispetto. Ebbene, poi ci sono la famosa lotteria, Raffaele. Sì, la lotteria abbiamo mantenuto anche quest'anno, questa lotteria con premi, diciamo così, abbastanza appetitosi, perché il primo premio c'è uno scooter e poi c'è un soggiorno di 15 giorni per 4 persone in Puglia. Da sfruttare fino al 2021, per cui non ci sono problemi. Ci può andare anche 2 volte l'anno, 3 volte l'anno, una scelta, quello che lo vince poi è. Il biglietto costa 5 euro, per cui tutto sommato è abbastanza fattibile. Volevo sottolineare la situazione, diceva Luca prima delle salite, no? Perché abbiamo trovato qualche salitina in più, perché tutti ci dicevano, essendo un ecomaratona non avete trovato, non ci avete salita nella ecomaratona pratese. Allora, cambiando il percorso, abbiamo cercato di inserirci dentro anche dei pezzettini in salita. Ma pezzettini di salita io intendo, sono 4 pezzi di salita fino ai primi 20 km, poi dopo non ce n'è più salita, e scaglionati nei 20 km, dove sono un pezzo di 300 metri, un altro pezzo di 350 metri, un altro pezzo di 400 metri, per cui tutto sommato c'è, però con 400, con 1000 metri di salita si riesce ad arrivare fino a Carmignano. Veramente è un percorso... Visto dove da si godrà chi... anche un ottimo paesaggio da davvero, e di fatto proprio quello che si diceva, noi si cercava appunto di essere anche più visibile, più panoramico e via dicendo, per cui si è cercato di fare un percorso completamente nuovo e abbiamo eliminato tanti argini, perché noi si pensava inizialmente che gli argini doveva essere una cosa poteva piacere a chi correva, almeno a me piacciono, però io sono io e gli altri sono altri, per cui a detta di altri magari non è che sia piaciuto tanto gli argini, allora abbiamo eliminato tantissimi argini e giustamente abbiamo messo questo pezzettino di salita. Beh, fa irrisorio tra virgolette. Luca, se vogliamo iscriversi alla, già da adesso lo possiamo fare. Si può già iscrivere e sono già arrivate anche delle iscrizioni. Bene, questo quindi, ci fa piacere. Entro la fine di marzo c'è l'opportunità di iscriversi al primo prezzo. E ricordiamo il sito www.ecomaratonapratese.com. Oppure altre forme di iscrizione, come il negozio del Campione a Prato, oppure da Mondo Corsa a Pistoia e via di seguito, insomma, abbiamo tante altre. Ci sono tutti i negozi Chrono Run, magari. Tutto scritto sul volantino. Tutto sul sito trovate tutte le informazioni. Cos'altro, c'è qualcos'altro da aggiungere prima di chiudere? L'ultima cosa volevo dire, invece il percorso della mezza maratona, che è stato da tutti acclamato e piaciuto un po' da tutti, è rimasto pressoché invariato. Non è cambiato per niente. Non è cambiato per niente. Il percorso che della piace mezza maratona non si cambia. Piace soprattutto perché si passa dentro la villa lì di Foggia Caiano e questa è una cosa che gli atleti gradiscano molto. La novità è che si passa sul ponte Manetti, inaugurato appunto. Il nuovo ponte lì al progetto, per cui... ci passa sia la maratona che la mezza maratona, per cui tutto sommato insomma, molto è spettacolare. È una bella novità. Sì, e poi ricordiamo anche, per concludere, ci sarà la 8 km aperta a tutti, la non competitiva, e quindi chi vorrà accompagnare o comunque fare una bella passeggiata nella mattina, ci sarà la possibilità. Volevi aggiungere, Luca? Volevo aggiungere che vi aspettiamo anche il 1° maggio con la nostra consueta corsa del podista, una corsa di 12 km. Competitiva. Il 1° maggio, anche se non la pubblicizziamo, lo sappiamo, che il 1° maggio siamo a tavola di Prato. Sì, il Prato è abbastanza... E queste saranno 12 km, vero? 12 km. Anche qui passaggio sempre all'interno delle cascine. Le cascine. Quindi abbiamo tutte le informazioni, ricordiamo, 1° maggio, per la parte, diciamo, per prepararsi anche, e poi l'11 ottobre sarà l'Eco Maratona Pratese con la 42 km, la 21 e la 8 km non competitiva. Grazie a Luca e grazie a Raffaele. Grazie a voi. E allora Stefania, dopo un'ecomaratona? Sì, ci spostiamo alla ultramaratona,
ovvero domenica 23 febbraio prossimo andiamo alla terra di Siena ultramarathon, quindi un percorso di 50 km pieno di emozioni, chi l'ha fatto lo sa, lo ricorda. E dovremmo volta... avere anche un emozionale, dovremmo avere. Perfetto. Inizialmente. Allora lo volevo dire, ha regalato la neve. No, due anni fa, l'anno scorso c'ero io, c'era un bellissimo freddo, sole. Però. No, ma era freddo. Tirava vento, tirava lo scorso sì. anno, era una bellissima giornata, tra l'altro due anni fa invece c'è stato veramente qualche spazio di neve che ha messo un po', come dire, sul chi va là, gli atleti podisti che erano presenti. Ricordiamo domenica sì. 23 febbraio 2020, siamo naturalmente le classiche tre partenze della terra di Siena. Quali sono, Stefania? E allora, gare ovviamente la partenza da Siena, San Gimignano. Qui, la partenza della 50 km alle ore 9 si parte da San Gimignano. Poi, alla 32 km partenza da Colle Valdelsa e poi infine la 18 km la partenza alle 9.30, la 32 km e la 18 km la partenza alle ore 10 da Monteriggioni, mentre appunto l'arrivo è a Siena. L'arrivo in Piazza del Campo, siamo nel uno degli scenari più splendidi e più conosciuti al mondo, la piazza Il Campo per l'esattezza. E tutti chiamano Piazza del Campo. Però tutti dicono Piazza del Campo, è Piazza Il Campo, perché il vero nome è Il Campo e quindi noi teniamo a precisare per onor ricordiamo anche la passeggiata non competitiva per le vie della città, quindi un'occasione per fare una passeggiata a Siena, e mentre magari uno della famiglia fa la competitiva, gli altri possono dilettarsi per le vie di Siena. Domenica 23 febbraio, questa è proprio la passeggiata, vi ricordiamo anche il 22 febbraio, il giorno precedente con l'Expo che si tiene proprio, vediamo intanto la maglietta, la canotta ufficiale come il famoso pacco gara, come i podisti amano chiamare. Il 22 febbraio ci sarà proprio la consegna del pacco gara e ritiro pettorali presso l'Expo che sarà proprio in Piazza Il Campo a Siena. È insolita una canotta quando è freddo, come pacco gara. Che dici? Però effettivamente le magliette ogni per tanto cambiare una canotta per correre l'estate. Che l'atleta si può mettere in estate. Sarà sicuramente un bel... Vediamo anche qui invece l'evento, tutto il programma eventi della manifestazione del sabato 22, domenica 23 con tutto quello che accadrà proprio in quel di Siena, e sicuramente ci saranno tante emozioni oltre che all'arrivo anche tante sorprese per i nostri atleti che decideranno di fare questa manifestazione. Ricordiamo che la partenza della non competitiva è alle ore 10 dalla piscina Acqua Calda in via Coppi a Siena, mentre il sabato l'Expo appunto aperto tutto il giorno per la consegna del materiale gara. Sono appena scadute le iscrizioni dell'ultima tranche, ci rimane che non sono poi tanto distanti, tra l'altro sono rimaste le iscrizioni, avete tempo fino al 18 di febbraio per iscrivervi a Terre di Siena Ultramarathon. La 50 km ha un costo di 55 euro, la 45 per la 32 e la 18 35 euro in questo momento, che è l'ultima tariffa disponibile. Tutte le informazioni naturalmente che avete sul a disposizione sito www.terredisienaultramarathon.it, e qui trovate come iscrivervi, cosa accadrà, tutti gli eventi, che tra l'altro c'è stata una presentazione proprio in questi giorni, la conferenza stampa classica, dove tanta voglia di continuare con questa manifestazione che già dalla prima edizione ha fatto un po' il boom e si sta mantenendo alla grande con le edizioni che ci sono. Sì, ho visto sempre una grande partecipazione da parte anche dell'amministrazione comunale, che è stata sempre ben lieta di collaborare. Le amministrazioni, dobbiamo dire, perché poi anche il comune di Monteriggioni, il comune di Colle Valdelsa e il comune di San Gimignano che partecipano soprattutto anche sia sulla parte del percorso e sulle partenze, che saranno le partenze nei vari comuni che fanno parte comunque del comprensorio senese e hanno una grande visibilità, perché normalmente la gita come si fa? Monteriggioni, Colle Valdelsa, poi si arriva a Siena e San Gimignano, tappa imperdibile per i turisti. E quindi assolutamente non perdetevi Terre di Siena Ultramarathon il prossimo 23
di febbraio. Febbraio, ricordiamo, la 50, la 32 e la 18 chilometri. Da Terre di Siena, Stefania. Torniamo verso Firenze per parlare di Maratona di Firenze. Ormai ci siamo... Alle porte ormai. No, però le iscrizioni sono aperte, ovviamente, e ci sono anche un po' di novità. Vediamo un po' se Diego Petrini ci aggiorna. E Diego Petrini stasera si è vestito con il gileino e quindi ordinanza ufficiale, fai ragazzo serio stasera, e quindi Diego Petrini general manager della Firenze. Buonasera ragazzi. Allora sì, diciamo che le iscrizioni non si sono mai chiuse, già dall'Expo della passata edizione c'era già chi si iscriveva per l'anno dopo. Infatti 2020. È vero. E vi ringrazio perché insomma oggi ci piaceva fare un po' un assunto delle prossime manifestazioni che andremo a organizzare, quindi non solo la Maratona di Firenze che sarà, come dal calendario internazionale, sempre l'ultima domenica di novembre, quindi quest'anno è il 29 di novembre. Attenzione perché qualcuno ha detto il 22, no, è il 29, attenzione. Chi l'ha detto? Ogni tanto qualcuno parte perché l'anno scorso è il 24, quindi ha preso la domenica prima, invece sempre no, è il 29. È l'ultima domenica di novembre, come diciamo... bandiera fissa anche proprio su un calendario internazionale. E le altre due manifestazioni che organizziamo, appunto la classica Guarda Firenze, la ludico motoria che vediamo ora un po' le immagini scorrere. Provo a indovinare il 10 maggio. Il 10 maggio e il 20 giugno invece la classicissima la notturna di San Giovanni. Dall'anno scorso c'è Tilar Run notturna di San Giovanni proprio perché abbiamo affiancato al nome storico della manifestazione anche il nome del title sponsor, eccetera, e che ha confermato. Quindi eccoci qua, insomma, a presentare un po' il nostro calendario. Ricordiamo, Diego, di entrambe, sia la Guarda Firenze che la Notturna di San Giovanni. La Notturna di San Giovanni, tra l'altro, è una delle corse più antiche d'Italia, eccetera, il Run Notturna di San Giovanni. La seconda corsa più antica d'Italia, se non mi sbaglio. Esattamente. E sono entrambe di 10 km, 10 km esatti. Sì, ovviamente hanno due spiriti leggermente diversi. La Guarda Firenze è un po' una delle prime vere manifestazioni che si hanno nel centro storico di Firenze, la classica ludico-motoria, quindi in rapporto con la nostra associazione sportiva dell'atletica Firenze Marathon, cerchiamo proprio di coinvolgere i quasi 1300 bambini e rispettivi familiari a partecipare poi a una manifestazione popolare. Mentre la notturna, credo che qua anche altri ospiti insomma l'hanno potuta conoscere e partecipare, ha un suo fascino, insomma, correre a giugno in una gara secca di 10 km certificata FIDAL, perché è certificata quindi da una misurazione ufficiale omologata. Ecco, lì si fa sul serio, effettivamente chi vince la notturna di San Giovanni, non voglio dire che entra nella storia, però sicuramente sono dei ragazzi che corrono seriamente con tempi di tutto rispetto. E poi ovviamente la classica qui, la nostra Maratona Internazionale di Firenze, con una previsione, come ben sai da quest'anno sarà per gli stranieri molto più semplice correre in Italia in generale. Sì. Grazie al nuovo decreto. Grazie al nuovo decreto. Quindi anche noi, diciamo, parte del nostro lavoro sarà quest'anno di promuoverla maggiormente all'estero e prevediamo una partecipazione con un numero crescente di stranieri, diciamo sui 10.000 partecipanti della maratona indicativamente un 23-25% viene dal popolo straniero, insomma prevalentemente europeo. Prevediamo di fare delle trasferte importanti e perché no anche quest'anno con un progetto, diciamo, del running italiano, presentarci proprio anche alla New York Marathon per, ovviamente non tanto per la vicinanza della promozione di quella del 2020, ma del 2021. Insomma, il nostro obiettivo nei prossimi 5 anni è di far crescere la maratona a livello internazionale. E crescere anche con i numeri, perché puntare a 10.000 runner è un bel traguardo. Ci siamo riusciti in diverse edizioni ed è un po', diciamo... Però in questi tempi in cui calano un po' gli iscritti... Sì, è vero. Quindi cerchiamo sicuramente di ritornare a quel numero e perché no, insomma... poterlo far crescere. Firenze
perché alle, ha corso alle possibilità. Sì, sì, sicuramente, ma non è una città che sicuramente non è una Berlino, non è una Londra, insomma, non ha i viali di quelle città, quindi sicuramente è una città, diciamo, che la parte logistica è quella che penalizza, infatti, un po' come tutte le città italiane. Infatti, anche perché, apro e chiudo una parentesi, abbiamo un ottimo rapporto con la città, perché c'è chi vuole correre la maratona, ma c'è anche chi quella domenica vuole comunque godersi la città. E noi creiamo tanti eventi collaterali, come in questo caso ora passano le immagini dell'Expo. Beh, due giorni di Expo impegnativi, ma molto caratteristici. Molto, molto, molto. Da due anni siamo alla Leopolda, la confermeremo anche il prossimo anno. E stiamo anche lì progettando sempre di più una fiera non tanto legata al mondo del running, ma allo sport a 360 gradi, strizzando un pochino l'occhio all'endurance. Quindi, ad esempio, quest'anno abbiamo avuto diverse aziende legate al mondo del ciclismo, del triathlon, un nome fra tutti, qui telai della BMC, l'azienda Arena, ma poi insomma tutti gli altri area di sponsor. E sempre di più cercheremo invece di collegarci proprio al mondo cittadino. Che cosa voglio dire? E ricollegandomi un po' al discorso che volevo fare all'inizio. Ci sono i maratoneti, è giusto, però c'è anche il cittadino normale che molto probabilmente non è interessato a correre, ma a partecipare magari ad altri eventi. Quindi confermiamo ad esempio le band lungo il percorso. Anche l'anno scorso erano 35 lungo il percorso. E quest'anno prevediamo di organizzare quello che cercheremo di chiamare il fuori maratona, ovvero tanti piccoli eventi collaterali la sera dal lunedì precedente, che si svolgeranno in alcune location della città, vedi, non so, sedi di alcuni nostri sponsor, vedi alcuni locali di Firenze che collaboreranno con noi, che prevederanno, diciamo, sia delle parti tecniche, come possono essere dei convegni legati appunto a argomenti sportivi, ma anche dei semplici cocktail o delle situazioni insomma, si sta bene, più migliori. Ci si diverte. Diciamo che l'esperienza della Leopolda e questa unione un po' con anche la società Pitti, perché poi alla fine siamo a casa loro e quindi insomma respiriamo un po' quell'aria, ci ha dato un po' di spunti anche per fare un qualche cosa di nuovo. Un po' di fashion, un po' di... Ci proviamo. Di tendenza, come dice Stefania, mi sembra giusto, mi sembra. Ma sicuramente quello che va ad accomunare, Diego, è quella che è la parte sportiva, e qui apro e chiudo la parentesi, lo dimostra il Marathon Party, lo dimostra della sera, l'area sportiva, la parte goliardica, dove una volta corso ci si va anche a divertire. Infatti, anche lì l'idea non solo di aprirla al corridore che rimane magari straniero o anche da fuori regione, che rimane comunque fino alla domenica sera a godersi del nostro party, ma perché no alla città stessa. Quindi qualche cosa sta bollendo in pentola. Il nostro obiettivo è farla diventare sempre di più un evento della città, con la città ma anche della città. Beh, in questo sicuramente i fiorentini sono abbastanza abituati, hai citato appunto il Pitti, e nel periodo di Pitti i fiorentini tendono a uscire e andare a molti eventi che si organizzano a Firenze, tra l'altro ci siamo anche incontrati a un evento. Quindi Stefania, vuol dire che anche te partecipi a molti di questi eventi. Sì, ho incontrato anche Diego. Ci ha girato intorno, però alla fine il succo era questo. No, ma il fiorentino è molto felice invece, sta iniziando molto a vivere l'evento Pitti e la presenza di questa manifestazione, l'aspetta con ansia. È proprio, certo. Firenze è stata un po' anche capofila, perché seguendo un po' anche il settore moda, Milano poi è venuta dietro a Firenze e ha aperto gli eventi anche alla città. È vero, sottolineo, è per questo, quando c'è un grande evento, come dicono i bravi, un mass event, no? Che coinvolge grossi numeri, perché non farlo trasformare in un evento che possa anche coinvolgere chi non è interessato, in questo caso poi alla maratona, insomma, nel senso. Bello. Intanto ci guardiamo proprio l'arrivo, siamo arrivati, sì. L'arrivo del primo uomo e della prima donna, sì. Dello scorso anno, tra l'altro bellissimo record della prima donna. Sì. Che ha visto poi protagoniste anche la parte italiana, ne parlavamo con Daniele Menarini nella puntata scorsa, sì. Elisa Stefani che ha fatto un ottimo tempo
in questa manifestazione, e quindi salutiamo anche l'assessore allo sport in questo momento, Cosimo, che sta premiando i primi atleti. Eccola qua, la prima donna della Maratona di Firenze. Diego, cos'altro ci puoi aggiungere eventualmente? Siamo a febbraio, fra un po' ci sarà un giorno dedicato agli innamoraati. Questo è interessante. Interessante. E quindi sì, se qualcuno ancora non sa cosa regalare al proprio fidanzato o fidanzata, o comunque diciamo alla persona amata, perché noi apriamo a tutti, certo, assolutamente, certo. Quindi l'importante è amarsi e volersi bene. Lanceremo una promo proprio dedicata a una iscrizione, diciamo, a coppia. Quindi seguiteci, non posso, diciamo, svelare molto, quello che sarà, però insomma, chi fosse interessato ad iscriversi, attualmente l'iscrizione fino al 31 marzo è €40, però insomma questa sarà un'ottima occasione per una iscrizione per due. Quindi questo, ricordiamo, seguite il sito della Maratona, sì, di Firenze, www.firenzemarathon.it, e anche i social, in modo particolare Facebook, mi immagino sia il social, e Instagram, sì, che sono, cercate ASICS Firenze Marathon, e lì ci si danno poi le notizie lampo, ormai si trovano sui social, quindi sarà sicuramente, come dire, una bella ricerca. Non vi perdete, mettete il mi piace anche se non ce l'avete sulla pagina, in modo da poter poi, che le notizie vi arrivino direttamente, vero Diego? Certo, assolutamente sì. Ricordiamo anche, sì, Stefania, una cosa che riguarda il direttore tecnico, il nostro Fulvio, sì, Massini. Il Fulvio Massini, ricordiamo che domenica ci sarà un allenamento lungo di 25 km con i pacer, che saranno i pacer della Maratona di Roma, e già oggi giravano sui social per chi c'è. Run Rome the Marathon, questo è il nome ufficiale. Le comunicazioni su chi sarà presente in quell'allenamento collettivo. E quindi si scoprono gli altarini, sì, si scoprono, sì, qua. Sì, ricordiamo, sì, il ritrovo alle 8 presso la sede di Fulvio Massini Consulenti Sportivi, siamo in via Fra Beato Angelico a Firenze, dico bene Diego, tu, sì, che sei, sì, esperto? Sì, io una volta posso raccontare un aneddoto, ho partecipato a un allenamento dando una mano a Fulvio e al suo staff, e devo dire che effettivamente uno dice è un allenamento, invece è studiato nei minimi particolari, quindi dal ristoro, dal posizionamento dei deposito passaggi, borse. Il deposito borse, lui mette a disposizione il suo studio. Quindi custodito, il deposito borse custodito, ricordiamo. Assolutamente, da un briefing iniziale con tutti i partecipanti. Che sarà alle 8:45. E quindi, sì, quindi è veramente un'occasione non solo per misurarsi, diciamo, nel proprio allenamento, ma soprattutto per avere una consulenza da chi se ne intende di maratone. Da un esperto, ricordiamo, 25 km insieme agli amici pacer della Maratona di Roma, in questo caso 8:45 briefing, 9 partenza dell'allenamento, deposito borsa custodito, e le iscrizioni che potete fare attraverso il sito della Maratona di Roma, Run Rome the Marathon, e saranno previsti ristori lungo il percorso. E tutte le informazioni potete trovare naturalmente guardando il sito. Un allenamento, come diceva Diego, è più che un allenamento, è quasi una gara. No, non è una gara, perché è un allenamento collettivo, in questo caso però organizzato come bene, una gara, come organizzato una gara. Veramente bene. Grazie Diego, grazie, grazie a ASICS Firenze Marathon, grazie a Fulvio Massini per le informazioni. E siamo curiosi di vedere le prossime novità che ha annunciato Diego. E nelle prossime novità, Stefania, sì, passiamo invece da quello che è la Maratona di Firenze invece a un'altra novità. Prima edizione, 10 km a Fucecchio, domenica 1 marzo 2020. Come si pronuncia? Run ten key? Run 10 10 oppure vabbè, alla Toscana 10 Run 10K alla Toscana, può andare bene lo stesso. Scegliamo, okay, noi allora ricordiamo anche gara nazionale FIDAL, campionato regionale UISP e campionato nazionale Fratres. E qui avremo l'organizzazione dell'Atletica Fucecchio insieme al gruppo sportivo Pieve a Ripoli, insieme al grande campione Alessandro Lambruschini. Ricordiamo medaglia olimpica, sì, Atlanta 1996 sui 3000 siepi. Patrocinio del comune di Fucecchio, domenica 1 marzo, gara nazionale FIDAL, campionato regionale, sì, WISP, campionato nazionale Fratres. Ricordiamo che la partenza e il ritiro pettorali sono in piazza Pertini, la partenza appunto è alle ore 9, dovrebbe e essere, mezzo, 9:30, 9 e mezzo, perfetto. Mentre alle 9 partirà la walking, sì, con Milena Megli, e
Tra l'altro ci sarà anche una camminata in rosa per le donne che sono state operate al seno. Tipica la camminata in rosa, sì, che a Fucecchio è molto sentita lo scorso anno alla mezza maratona, e hanno partecipato veramente un numero veramente alto, che credo erano circa 500 le donne che hanno partecipato proprio in questa, tutte con la maglietta rosa. È una bella iniziativa sicuramente che fanno Fucecchio. E la gara sono 10 km completamente pianeggianti, ricordiamo questo, è importante, 10 km completamente pianeggianti su percorso omologato FIDAL. A proposito di percorsi, come dicevamo con Diego, quello della Notturna di San Giovanni, anche questo è un percorso omologato FIDAL, quindi potete poi entrare nelle graduatorie del 10 km della federazione. Sono due giri da percorrere, e ricordiamo di nuovo la piazza, perché qualcuno fa un po' di confusione, perché con la mezza maratona che era negli anni passati, siamo in piazza Pertini. Questa sarà la piazza che vi dovete ricordare, dove ci sarà tutta la parte logistica e anche la partenza del Run 10K Fucecchio, o Run 10K o 10 km di Fucecchio. Ci voglio mettere in crisi, ma io non cedo a questa cosa. Bene, cara Stefania, dobbiamo vedere una cosa particolare, invece. Siamo in clima di Sanremo, eccoci, l'abbiamo allora detto. Allora, abbiamo annunciata la sorpresa di questa sera. La vediamo e ne parliamo dopo? Ne parliamo, io direi di annunciarla, perché poi cos'è, di cosa si tratta? Perché facciamo vedere una canzone? Una canzone con un runner, tra l'altro. Perché quello che facciamo, siamo a Firenze, riconoscerete molto bene il protagonista di questo video, l'attore runner, che dopo vediamo, lo diciamo dopo chi è. Il cantante invece è Stefano Del Rosso, perché la canzone si chiama Terra e sarà presentata nell'ambito di una manifestazione collaterale a Sanremo, di Sanremo, il premio Lucio Dalla. Sì. Andiamo a vederla. Un pezzo di terra e figli da campare, e che il Padre Eterno sappia perdonare, se non ho saputo trovare quelle risposte che avrebbero salvato la mia vita e le vostre. E che le mie scarpe non siano troppo consumate per camminare ancora fino a saper volare verso orizzonti infiniti e lontani. Datemi il coraggio di fidarmi delle mie ali. Eppure tu che ascolti parole sempre vuote, cerca di scappare da chi ti muore in croce, per poterti usare come meglio crede. Fuggi dagli inganni di chi vuole la tua sede. Sia come una rosa che non appassisce col tempo ed il calore, una rosa rossa per scaldargli il cuore. Ma se la mia vita non sarà valsa niente, e se il mio corpo sarà trascinato dalla corrente, io comunque avrò lottato con i denti, sarò l'ambasciatore del girone dei perdenti. Eppure tu che ascolti parole sempre vuote, cerca di scappare da chi ti vuole in croce, per potermi usare come meglio crede. Fuggi dagli inganni di chi vuole la tua sete. Pezzo di terra e figli da sognare, e che il Padre Eterno mi sappia perdonare, se non ho saputo trovar quelle risposte che avrebbero salvato la mia vita e le vostre.
anche da Iuri. Eccoci qua di nuovo per ragazzi, ma che confusione fanno quelli di Montecatini? Si sono distratti, continuano a parlare durante la diretta. Ma come facciamo qui con loro? Cosa dobbiamo fare? Niente, sono indisciplinati. Indisciplinati questi ragazzi. Meno male ci abbiamo Iuri Mazzei stasera, che fa il ragazzo bravo. Lui pensa solo a vincere le corse, Davvero. Ci vediamo il filmato, cominciamo con il filmato. Guardate qua, l'ippodromo Sesana di Montecatini Terme, Antonietta Schettino è lì che apre le braccia. Perché? Questo lo possiamo dire, Antonietta, cosa hai fatto? Sì, oltre diciamolo. Ad aver organizzato, hai organizzato insieme a tutto il tuo staff, insieme allo staff di Montecatini Marathon, questa mezza maratona, ricordiamo, il 19 gennaio scorso. E poi alle 4 la mattina, alla domenica, probabilmente hai forse finito di fare le ultime cose, e alle 4 la mattina sei partita per volare verso gli Stati Uniti. Sì. Dico bene? Sì, dici bene. Si vede, è anche abbronzata. Come sei arrivata a Miami? Con le ginocchia, in ginocchio, sinceramente. Meno male non ha detto i ginocchi. Sì, io avrei detto i ginocchi. Stefano. Piegati in due perché 27 ore di viaggio, ho perso un aereo, quindi. Ah, pure? Sì. Caspita, allora è stata veramente... Un dramma. Veramente lunga la faccenda. Ma torniamo a noi, però dai, dopo ti hai recuperato nei giorni sicuramente. Vacanza assoluta, ecco. E recuperato tutte le energie spese per l'altro. Ma ti ho visto, veramente ti sei dato un grandissimo da fare, tanti atleti presenti in questa gara. Sì, non ce l'aspettavamo. E quindi sono doppiamente contenta, proprio perché gli spazi enormi come un ippodromo Sesana di Montecatini, se c'è tanta gente sicuramente fa ancora più effetto, no? Per cui riempito così da tantissimi atleti di qualità oltretutto, e da tanti anche camminatori, perché abbiamo avuto anche un numero non indifferente di non competitivi che sinceramente ci hanno onorato, perché a noi la fascia non competitiva piace quanto quella competitiva, per cui siamo felicemente contenti di tutta questa partecipazione. Beh, devo dire che qua si vede un po' di la famosa coda nelle iscrizioni, ma tutti sorridono, perché tanto lo sanno che ragazzi, chi arriva prima si prende il pettorale. Federico, buonasera. Non hai corso, vero? No. Ah, ti hanno fatto lavorare. Mi sono riposato, tra virgolette, no, non mi sono riposato. Comunque, no, ero lì alle iscrizioni e comunque ho potuto constatare appunto della grandissima affluenza che comunque c'è stata, i numeri degli iscritti insomma sono stati tanti, e quindi insomma tutti avevamo la nostra mansione, poi chiaramente all'occorrenza ci siamo adoperati per gestire nel miglior modo insomma il tutto. Non l'ho corsa, però insomma anche però diciamo hai fatto in questo caso gli onori di casa, hai fatto. Certo, ho fatto gli onori di casa, e quindi insomma anche perché il lavoro è tanto, i compiti sono tanti, e insomma nell'organizzare una corsa come questa, quindi c'è bisogno anche di scendere, diciamo, dall'atleta alla mansione, chiaramente della squadra, che ha bisogno in questi casi chiaramente di tante mani, perché tutto funzioni nel miglior modo possibile, come insomma penso così sia stato. E così lo dicono anche i risultati. La giornata lo si vede, c'era un sole. Salutiamo Graziano Poli, che era la voce, è stato la voce della... Può essere anche freschino di prima mattina. Sì, vabbè, comunque il freddo, ma il sole ha scaldato l'animo a tutti. Devo Federico dire la verità. Sì. No, io non faccio testa. Io non ho sentito niente. Dipende da quando... Né caldo né freddo. Io sto bene col caldo, quindi... Dov'era Antonietta? A Miami. Ecco, sarebbe il mio posto ideale. Allora, tutti a Miami, allenati. Sicuramente, chi non ha sentito né caldo né freddo... È colui che ha vinto la 13 km. Sicuramente, la parte corta, Giamali. È Iuri Mazzei, grazie. È la prima volta che viene qua con noi in studio? Sì, la prima volta. Iuri Mazzei, lo vediamo ormai fra un cocktail. È una vittoria. Sì, una sciata. Così. Una degustazione di vino. Sì, esatto. Si muove, però vince anche le gare. La vittoria sulla 13 km, che era competitiva, ricordiamo, è andata Iuri Mazzei. E raccontaci un po' le tue sensazioni, Iuri. Allora, è stata una bella gara, mi sono divertito, poi al di là della vittoria, insomma, sono particolarmente legato a quelle zone, in particolare al Sesana, perché mio padre era appassionato di ippica,
era un grande appassionato di, è un grande appassionato di ippica, e quindi ci ho passato l'infanzia al Cesana. E partire da dentro l'ippodromo, lì dove ho sempre visto correre cavalli, e fare tre giri lì è stato bello, insomma. Quindi avete fatto il percorso proprio, guarda, adatto per le emozioni di Yuri. Sì, è cucito addosso. Cucito addosso davvero. Non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto ora. L'abbiamo scoperto adesso. Sì. E poi la gara, come il percorso ti è piaciuto? Il percorso è stato bello, era impegnativo, perché comunque Monte Cassini non è tutta pari. C'è un bel sale e scendi, però sono quelle le gare che mi piacciono di più. E è stato bello. Ecco, ti volevo chiedere proprio questo, Yuri, perché fai anche trail, fai varie... Sì, ogni tanto mi diletto gare, a fare anche altro. Qual è quella che ti è più vicina, quella che ti senti più nelle tue gambe, diciamo così? Diciamo, come percorso, un percorso un po' più muscolare, anche per conformazione fisica che ho e per i tipi di allenamento che faccio. Corse dove c'è un po' di salita e sono quelle che preferisco, insomma. Famosi sali sci, mangi e bevi. I famosi mangi e bevi, sì, quelle che noi in Toscana diciamo mangi e bevi. Ti piacciono? Mi piacciono. Te le senti? Intanto Antonietta ha visto la partenza dall'alto e si sta emozionando. Tra poco non l'ha intervista, guardate qua che spettacolo che è questa partenza, vero. Moira. Non te la sei goduta neanche te, vero? Poco. Dove eri tu? Che facevi, Moira? Era una bandierina, l'ultima, si può dire l'ultima delle bandierine a far entrare dentro all'ippodromo di Cesana i podisti, via. Comunque, sinceramente, bello, è stata una bella sensazione. Vederli anche correre, erano tutti contenti, tutti felici, poi tutti insieme a quella maniera. Tanta roba, Sì, una bella emozione. Poi da lì si vedevano forte. Ripassare, perché vado invece accanto con Fabrizio. Certo. Fabrizio, vederli passare, perché poi alla fine nell'ippodromo ci sono stati per un paio di chilometri abbondanti. È stata dura, ma a vedere queste immagini, vedere tutto questo ammasso di persone che corrono, è veramente emozionante. È veramente emozionante, è stato, diciamo, quello che ci appaga del lavoro svolto. Ma toglimi una curiosità. Mi impegna intanto e quindi... Com'è il terreno dove stanno correndo in questo momento gli atleti? Ma il terreno, no, ma io ho provato a correrci, altrimenti io penso che è bello. Perché è come una strada bianca più o meno? Un po' più morbido? No, è molto più morbido. Più morbido, però non so l'effetto, se fa l'effetto della pesantezza, Yuri, a correre. Diccelo tu. Io non l'ho provato, perché poi, sai, una volta percorsi 20 chilometri, farne un altro su questo terreno può darsi che dia noia. Yuri, io sono sincero, i primi chilometri che siamo stati dentro non li ho sentiti faticosi, perché era inizio gara, poi erano le prime battute, erano le battute iniziali, quindi ero concentrato, poi ero particolarmente emozionato, insomma, per la partenza. E l'arrivo si può dire uguale, perché avevo molto vantaggio rispetto al secondo, e quindi quando sono entrato nell'ippodromo, nel campo gara dei cavalli, me la sono proprio goduta. È stato un chilometro all'interno nel quale veramente è stato tutto bellissimo, con il presidente Graziano Poli che faceva da speaker. Quindi ha visto arrivare la maglia bianco-verde. Capito, è stato bello, è stato bello. Il percorso, sì, il terreno era corribile, bello. Bene, intanto ci vediamo il Baccini, intanto che sta tirando questo gruppo. Questo è un ristoro che, naturalmente anche ristori, Antonietta, sono importanti, e anche qui li avete curati piuttosto bene, a sentire quello che si dice. Sì, certo, tutti gli anni ovviamente ci prepariamo per dei numeri, e poi alle ultime battute quest'anno si è dovuto raddoppiare tutto quello che era previsto. Quindi abbiamo saputo affrontare bene questa quantità di persone. Sicuramente, ecco, stiamo diventando un po' bravini, e sono contenta perché tutta la squadra è talmente
attenta ai particolari, che fra tutti, ecco, se uno gli manca un'idea c'è subito l'altro che la dà e così via per l'organizzazione nell'insieme. Abbiamo avuto appunto gli amici di Orentano che ci hanno curato due ristori, perché sì, siamo tanti, però quando vogliamo fare le cose bene abbiamo sempre bisogno di un sostegno di altre squadre. Noi con l'Orentano siamo un po' gemellati perché ci alleniamo tutta la settimana insieme con Umberto e Company, quindi li ringrazio ufficialmente proprio della collaborazione. Beh, si vede intanto un passaggio molto particolare, siamo alle terme, dimmi il nome, che non vorrei... Tettuccio. Tettuccio, ho detto bene, l'avevo in mente, però ho detto prima di dire... E intanto vediamo anche Veronica Vannucci, che sarà poi la prima donna della mezza maratona. Ricordiamo invece Yuri Mazzei, che ha vinto davanti a Federico Matteoni e Giacomo Bruschi per la 13 km, Claudia Strella, Sara Orsi e la Teacu, che sono state invece le prime tre donne della 13 km, quindi sul percorso corto. Poi tra poco vedremo anche il percorso lungo, ovvero la mezza maratona. Intanto torno invece fra Antonietta o Fabrizio, apro una parentesi perché vorrei ricordare, mentre ci godiamo queste immagini e poi ritorneremo sulla maratona, volevo ricordare anche quello che accadrà il prossimo 29 di marzo. Antonietta. Certo, il 29 marzo ci sarà la seconda edizione della Corsa Geniale. Quest'anno però abbiamo anche noi cambiato un po' il percorso, partiamo da Collodi alle 8:30 per la 45 km, da Montecatini alle 9 per la 27 km e per la 15 km, curata dalla Atletica Vinci, la partenza alle 9:15 per la 15 km dal Castello di Larciano. Gli arrivi sono tutti e tre a Vinci, appunto. Quindi quest'anno avete spostato, innanzitutto avete invertito l'arrivo, sì, che sarà a Vinci nella città leonardiana, sì, e poi tutti gli arrivi saranno lì, anziché avere arrivi separati, saranno invece partenze divise, ma arrivi in un'unica soluzione. Sì. Sì. Fabrizio, sì, che ha curato un po' il percorso, mi immagino, come sempre. Sì, sì. Il percorso è un po' cambiato perché abbiamo avuto il divieto di passare lungo l'argine del Pescia e quindi abbiamo da Pescia dobbiamo salire alla costa e riscendere a Stignano per poi riprendere al Borgo, riprendere via Acquavivola e andare verso Montecatini, che rientriamo sul percorso, diciamo, dell'anno passato. E anche via Bustichini abbiamo tolto, passando dall'interno di Montecatini, cioè non dall'interno di Montecatini, dall'esterno di Montecatini, in modo che abbiamo tolto una strada transitata parecchio per poter dare la possibilità a podisti di non correre tra le macchine. E questo è importante, perché i podisti ci tengono a avere meno traffico possibile. Poi, naturalmente, su un percorso di 45 km in linea non è così facile trovare una... No, ma il resto diciamo rimane tutto invariato, si fa al contrario, però rimane il solito percorso da Montecatini in poi, rimane il solito percorso. Yuri, la farai? Credo di sì. Credo Quale? Di sì, farò la 27, la 27 km, credo di farla, sì, perché adesso è un bel percorso, sì, non l'ho mai fatta, ma sono convinto, insomma, vedendo chi l'organizza. Diciamo di onore anche questa organizzazione. Montecatini Marathon, ricordiamo, l'organizzazione, i nostri Orange, che sono diventati, ora sono un po' più neri che Orange, hanno cambiato un po'. Questa è la maglia del Pacco Abbiamo Gara, della Geniale, quindi non è la nostra maglia. Quella che indossate? Sì, la maglia sarà la maglia che daremo appunto agli atleti. E avrà anche la vostra, oltre ai luoghi toccati, vedo ci sono i luoghi, c'è anche il vostro logo. C'è praticamente il percorso da Collodi a Vinci, quindi dietro girati. Ci sarà scritto fai da modello, il nostro modello. Ci siamo anche alzati, aspetta, alzare, vediamo se ce la girati per dietro. Facciamo da modello, vieni qui. No, vieni accanto a noi, guarda, girati ha girato.
Ok, perfetto, questo la è la corsa generale. Eccola qua, e poi invece ci vediamo anche la maglia, ci abbiamo il modello Federico Vadiani. Eccolo qua con noi, che non entra nella inquadratura della telecamera perché è un pochino più alto di noi, Stefania. Si deve vedere solo la maglia, quindi va ti puoi sedere perché se no ci fai sicurare, perfetto. La body cross. Allora, ha fatto anche da modello stasera. Sì. Hai visto, quindi, perfetto. Antonietta, per le iscrizioni... Sì, www.cronorun, sito www.corsageniale, quindi una ci corsageniale.it, ricordate. Unacorsageniale.it, quindi le iscrizioni sono aperte su Cronorun e nei negozi, ovviamente, del Campione da al Prato e a Lucca da Federico. Quindi abbiamo, insomma, sempre l'opportunità, se ci sono... esigenze particolari, montecatinimarathon@gmail.com è sempre a disposizione per ogni chiarificazione comunque. Bene. Io ho visto un po' di arrivi con Gilali Jamali che ha vinto la Montecatini Half Marathon davanti a Alessandro Bossi e Gioacchino Rinaldi, quindi due, il secondo e il terzo vengono fuori Toscana se non erro. Entrambi, e poi invece Veronica Vannucci è stata, l'avete vista arrivare da poco, la prima a tagliare il traguardo, come avevamo anticipato. Claudia Marietta in seconda posizione, targata Malammari, Veronica Vannucci targata Radio Centro Web, e Stefania Bargiacchi in terza posizione targata Silvano Fedi Pistoia. Questi sono stati gli arrivi della mezza maratona sia al maschile che al femminile. Stefania, sì, che dobbiamo andare da Moira. Moira. Non la facciamo parlare Moira come stasera? No, voglio far parlare. Una delle prossime gare che farai? Prossime gare, ora si farà domenica quella di Silvia. Di Silvia. Ah, ok. Organizzata Porta del da Sorriso di Silvia. Andate sì. Come... Sì. E poi ora poi vedremo... Ci saremo anche noi, tra l'altro, sì, e quindi andremo a sarai riprendere. Tu, sì, sarò presente in questa zona e quindi saremo pronti per poi farvi vedere anche... le immagini della gara nelle nostre trasmissioni. Detto questo, andiamo a vedere le medaglie, cara sì. Antonietta, medaglia particolare, medaglia per tutti i nostri arrivati alla finisher della mezza maratona, vedeteli qua un po' arrivano un po' appesantiti, sì, arrivano, loro sì, arrivano tranquilli, diciamo così. Cosa ci racconti di questa medaglia, Antonietta? Ma senti, la medaglia l'ha disegnata il figlio di Guadagnini, quindi Matteo Guadagnini ha realizzato il disegno di questa medaglia e sinceramente è piaciuta molto. L'abbiamo fatta realizzare da Fabio Segalli a Pechino, quindi viene da fuori. E sinceramente è piaciuta molto anche a noi, quindi sono contenta di questa realizzazione. Ringrazio tantissimo anche il Regalami un Sorriso, perché i palloncini a questa gara, sì, i nostri pacemaker a questa gara erano veramente numerosi, 4-5 per fascia, per cui è stata la festa dei volevano dei fare tutti i pacemaker? Sì, l'hanno presa proprio come un allenamento, però come un incontro d'amicizia, perché insomma io sono molto legata a Piero e a tutto il gruppo, come ben sapete, per cui quando si organizza qualcosa hanno proprio la piacevolezza di esserci, benché sanno benissimo che tenere il passo sulla nostra mezza maratona è un pochino più faticoso. Ebbene sì, e intanto vediamo qualche chip che viene slacciato dalle scarpe in questo momento, mentre eccoli qua, questi sono i chip di Cronorun che vengono... che vedremo anche domenica presente a Pescia nella corsa del Sorriso di Silvia, dove mi immagino che sarete, quanti sarete Antonietta? Ma la squadra l'abbiamo coinvolta tutta, camminatori, atleti, per cui almeno una quarantina sicuramente, ecco, minimo. Una quarantina? Minimo. Ha detto po'. Così, fra una cosa e l'altra, parlavo sabato scorso con un vostro associato, che siete più di 180. Con i ragazzi, sì, abbiamo anche la squadra di atletica che sono già saliti a 50 bambini, quindi anche loro portano su quello che è il gruppo marathon. Perciò a livello camminatori continuamente tutte le settimane si uniscono al nostro allenamento settimanale. Eccolo qua, l'uomo accanto a Federico con cui parlavo sabato. Ah già, eravate insieme appunto
Sì, sì, l'abbiamo anche detto, la mezza delle due perle, sì, eravamo, sì, sì, ho preso le paghe, sì, da Mileno Frediani ancora una volta, però... Comunque mi hanno riferito che sei andato un po' troppo forte anche te. No, troppo forte no. Avevi un tifo speciale. Il tifo era molto particolare, era però ogni tanto ci vuole, ti dà un po' di carica, ti, sì, dà quando sei. Sì, sì. L'hanno avuto anche gli altri, il tifo, tra l'altro, non si sono fatti sconti a nessuno. Mentre ci sono le premiazioni, cara, sì, Stefania, sì, consegno io. Intanto volevo fare l'ultima domanda a Yuri Mazzei. Obiettivi di quest'anno o la tua prossima gara? Scusa. Obiettivi di quest'anno, mi sono segnato all'Ironman a Cervia. Sarà la prima volta che quindi faccio una gara di triathlon ormai. E là, si debutta nuove discipline. Bene. E poi bocca al lupo allora. Crepi. E poi si spera la New York Marathon a novembre, se accettano l'iscrizione, insomma. Ok. Tramite tempo di qualità. Belli obiettivi. L'ho fatta ed è bellissima. Sì, assolutamente, Antonietta ci ricorda. Vi ricordo l'ultima cosa, l'Isolotto dello Sport, come abbiamo parlato prima di Terre, sì, di Siena, vi potete iscrivere direttamente anche lì per questa manifestazione, come vi potete iscrivere alla 100 km del Passatore, alle mezze di Empoli, Scandicci e Firenze e al Monte Maggiore Trail. Queste sono un po' delle iscrizioni insieme all'Isolotto dello Sport. Ci vediamo giovedì prossimo. Grazie, buonanotte.